Ciao, sono Francesco Taranto, bentornati alla nostra rubrica Young Guns, alla scoperta di giovani talenti musicali. Abbiamo intervistato Renato Caruso, un cantautore di Crotone, che oltre ad essere appassionato di musica e di chitarra, è anche appassionato di scienza, di matematica e di filosofia. Proprio per questo ha chiamato il suo nuovo disco strumentale Pitagora pensaci tu, in onore appunto del filosofo e scienziato che tra l'altro visse proprio nella antica Crotone. Nel disco mescola melodia classica insieme a influenze brasiliane, caraibiche e in alcuni casi anche orientali. Inoltre ha deciso di reinterpretare a modo suo due cover, una di Pino Daniele e una di Eric Clapton, due dei suoi maestri per quanto riguarda la chitarra. Seguite allora la nostra intervista a Renato Caruso. Sì, Pitagora, pensaci tu, è nato per omaggiare prima di tutto la mia città di origine, che è Crotone. Pitagora fu il filosofo scienziato che visse circa 30 anni e fondò la sua scuola pitagorica, quindi uno per omaggiare la mia città, due perché rispecchia un po' quello che sono realtà perché ho studiato sia informatica sia conservatorio, quindi questa duplice formazione e un po' mi lega a Pitagora perché è stato lui il primo a scoprire la frequenza piuttosto che la consonanza, la parola armonia l'ha usata è stato Pitagora, come anche la parola filosofia, e quindi per me era doveroso fare un omaggio a questo grandissimo filosofo. Dopo aver fatto determinati percorsi e esperienze ho capito che la mia strada era la composizione. Sto scrivendo con un po' di autori pop e nel frattempo curo la mia piccola, quello che mi piace fare da grande, che vorrei scrivere colonne sonore per film. E infatti nel CD ci sono delle tante piccole colonne sonore, come le chiamava Wagner, Leitmotiv. Mi piace fare una carriera, vorrei fare una carriera da solista, appunto Caruso Renato, come compositore di colonne sonore, come ho appena detto. Sì, per me che è un percorso da chitarrista classico, quindi avete fatto studi da conservatorio, e anche se oggi siamo nell'era digitale, penso che un ritorno alla musica classica, un po' al passato, non dico alla Magna Grecia dove appartengo io pure dai suoni, però un ritorno al passato e alla semplicità è doveroso in questo mondo molto confuso, pieno di virtuosismi che non so dove ci porteranno. Per me è un ritorno al naturale e alla vera natura, all'essenza della bellezza musicale. Le cover che ho scelto nel CD sono una di Pino Daniele e l'altra di Eric Clapton. Pino Daniele perché è stato, lo chiamo il mio maestro nascosto, in quanto è stato quello che mi ha dato la svolta pop nella chitarra classica, anche perché Pino usava corde in nylon, è quello che io amo e quello che uso spesso. E per me è stato un vero maestro e volevo ricordarlo con quanto, perché è il brano più significativo dal punto di vista sia dell'armonia che melodia, quindi convergo in un punto che è la bellezza musicale e poetica di Pino Daniele, quando è un bellissimo brano, e quindi ho voluto dare questa impronta, sempre tenendo la semplicità
mai senza esagerare rovinare l'armonia, perché non si può rovinare l'armonia di un bellissimo brano. Eric Clapton, perché Clapton è stato un altro dei miei grandi maestri, amando sempre il suono della corda, non sempre il l'essere virtuoso. Quindi Clapton è un maestro in questo, l'ho sempre suonato nei concerti, tutti i brani. Tears in Heaven è forse il brano più famoso di Eric, ma anche uno dei brani ancora più belli al mondo, e ho provato a fare questa versione solo chitarra classica, sempre mantenendo la semplicità e la coerenza di quello che è stato creato. Non volevo toccare né armonia né melodia, ma usando un po' il mio stile. Chitarrista classico e da amante di Pino Daniele, si deduce che amo la bossa nova e la samba, perché lui comunque era un amante di quel genere, e in qualche modo mi ha portato ad amare quel genere. Poi l'ho studiato, l'ho approfondito, quindi da Jobim, Vinicio De Moraes, Tocchigno, piuttosto che tanti altri chitarristi che mi sono entrati dentro. Ho voluto fare nel CD un omaggio a Jobim. E questo è anche il mio stile. Quando suono, soprattutto musica tra virgolette pop, per me metto sempre qualche influenza latina, bossa nova, perché per me la musica è il ritmo, e quando suono quella musica mi sento più a mio agio. Spirit in Milano è stato scelto perché abbiamo voluto una ballerina di tango, come se ballasse con la mia musica, come se il tango rappresentasse Pitagora, pensaci tu, appunto il singolo dell'album, e quindi era l'unico posto a Milano, cioè per me è uno dei posti più belli dove ballare tango, swing, e abbiamo provato a contattare la produzione, e ci hanno dato l'ok, e quindi abbiamo girato questo bellissimo video allo Spirit. È stata un'esperienza molto bella, la ballerina Filomena Lupo e il regista Francesco Lettner, e abbiamo girato il video in pochissimo tempo e abbiamo avuto molti consensi positivi.